Nelle ultime 24 ore in ospedale abbiamo visto passare 63 pazienti, 8 di questi sono stati ammessi perché in condizioni critiche. In questo momento l'ospedale lo stiamo gestendo ammettendo solo pazienti, come chiamiamo, in life-threatening condition, quindi a pericolo di vita, quindi in severo grado di shock e con injury potenzialmente letali. Per cui tra questi 63 pazienti in realtà ne abbiamo ammessi solo 8 in condizioni estremamente critiche e severe, tutti questi con injury da bullet. Alcuni di questi venivano anche dall'aeroporto, ma poi vi spiegherò in un secondo momento quanti e come sono arrivati. Altri 46 pazienti invece sono passati nel nostro pronto soccorso, hanno ricevuto le cure di primo soccorso e sono stati poi riferiti in altri ospedali governativi della città per ulteriori cure e indagini diagnostiche. E di questi 63 pazienti, 9 erano morti all'arrivo. Tra questi 9, 4 di questi venivano direttamente dall'aeroporto, perché come sapete ci sono state sparatorie in aeroporto per cercare di placare la rivolta e il tentato accesso ai voli internazionali. Altri 3 pazienti sono arrivati dall'aeroporto con ferite da bullet injury, quindi proiettili, e sono ospedalizzati adesso nel nostro ospedale. In questo momento l'ospedale ha 99 pazienti ospedalizzati e abbiamo 14 posti liberi per far fronte a ulteriori emergenze che potrebbero arrivare durante il giorno. Tutta la terapia intensiva e la subintensiva è completamente piena, per cui non solo tanti pazienti, ma anche in condizioni estremamente critiche, per cui faremo probabilmente fatica durante la giornata a liberare questi posti.